Be a bear. Gran caldo, proprio caldo caldo, ma è colpa di questa maschera. Non vedo niente. Fa gli occhi laterali e mi sento un po' una rana orso. Ho un passato di, ho suonato in una band che faceva ska punk, ska rock, quindi per me la classica canzone ha una struttura rock comunque con strofa, ritornello. La canzone non è solo puramente per ballare o house, quindi ha una certa struttura che si allontana dall'elettronica e da discoteca, insomma. Ovvio, far ballare la gente è sempre bello. Se poi puzzano non è male, perché io poi sono il primo a puzzare sempre per colpa di questa maschera che mi fa un caldo boia, mi fa sudare tantissimo, e quindi così sudiamo tutti insieme, puzziamo tutti insieme, mi sembra perfetto. I video fanno parte della componente di Be a Bear. Spesso o quasi sempre quando inizio a scrivere una canzone mi vengono già in testa delle immagini o comunque dei video che mi piacerebbe abbinare tra loro per dare proprio un senso alla canzone, no? Quasi come se il video fosse già quasi un testo della canzone che sto scrivendo. Per me è interessante proprio anche curare la parte visual. Preferisco le lasagne o delle tagliatelle al ragù, dei tortellini. Pesce crudo, beh, mi piace, sushi, però boh, un bel piatto di tagliatelle per me è meglio. Climb Your Time è uscito 6 giorni fa per la Fame Dischi, è il mio secondo album, sono molto contento di questo lavoro. È un album diverso rispetto al primo album, perché mi piace sperimentare, mi piace evolvermi, mettermi un po' alla prova. È un album molto più cantato, dove proprio la mia voce compare di più, e beh, è presente, un pochino più ballabile, c'è questa cassa dritta con sfumature un po' anni 80. È un album interessante, andatelo ad ascoltare. Sicuramente il primo disco è un qualsiasi disco dei Queen. Sono stati proprio il primo gruppo che ho ascoltato e che mi ha fatto avvicinare alla musica. Avevo un amico che mi passava i vinili, io dai vinili le copiavo in cassette. Poi sicuramente come secondo CD metterei i NoFX con Punk in Drublic, un album per me capolavoro. Le stimo come gruppo, sono un esempio per il punk, per l'hardcore, ma anche come atteggiamento, attitudine alla musica. E il terzo CD sono i Nirvana con Nevermind. Io ho conosciuto Nevermind quando Kurt Cobain era ancora vivo e è morto poi nel giro di qualche mese. Sarà un album scontato, ma a me mi ha fatto crescere molto, mi ha fatto innamorare comunque della chitarra con cui ho iniziato a suonare nel primo gruppo. Io in realtà il Game Boy non l'ho mai avuto. Avevo il Nintendo, il primo Nintendo, ho giocato tantissimo al gioco che ti davano in omaggio, che ti davano la pistola, mi sembra che si chiamasse Duck and Cover, dovevi sparare alle anatre, e quello ci ho giocato tanto. E l'altro gioco con cui ho giocato tanto è Super Mario Bros. L'1, proprio quello, il primo uscito, che addirittura con mio fratello l'avevamo già finito il gioco e continuavamo a giocarci, perché i nostri genitori non ci compravano altri giochi, e quindi continuavamo a giocare a Super Mario Bros. E facevamo la gara per chi finiva in minor tempo i vari schemi. Una roba malata. Sicuramente Goonies, film storico che hanno visto tutti i ragazzi della mia età. Non lo so quante volte l'ho visto, 30, 40 volte, però qua nel cuore. Un altro film che ho visto tante volte è Ritorno al Futuro, il primo, spettacolare. Mentre i film più recenti ho visto tante volte sicuramente Into the Wild, a cui associo tutto un po' il messaggio anche di Be a Bear, un messaggio comunque di amore per la natura, rispetto per gli altri e il fatto di essere un po' più animali, più selvaggi, più istintivi, lasciarsi andare. Ringrazio i ragazzi di Indie Zone per questa intervista. L'orso vi saluta.